Mi sono accorto un po' troppo tardi che la musica è rimasta troppo alta, ma dal momento che il discorso generale si capisce, ho deciso di non rifare il video. Spero che la cosa non vi disturbi e non vi dispiaccia troppo. Buon ascolto, buona visione. Ciao. Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video. Adesso sto per fare una figura, non sono sicurissimo del titolo di questo video, ma è sicuramente un tag inventato da Sontina F, tag del quale ovviamente vi porterò il titolo preciso. Se non erro è Come stai tra le persone, empatia, antipatia, sintonia. È un periodo un po' pieno mentalmente per me, quindi vi chiedo scusa per questo vuoto di memoria, anzi vi ringrazio anticipatamente perché come ho detto già in un altro video, non ho idea di quale vedrete prima, se non avessi questa distrazione non avrebbe senso fare questi video se non ci sarebbe qualcuno, se non ci fosse qualcuno che riguarda l'italiano, è andato a farti meglio. Come sto tra le persone? Bella domanda. Premetto che probabilmente sto anticipando una domanda che mi è stata fatta da un sacco di tempo. In un futuro vasto, pazienza, correrò questo rischio. Paradossalmente YouTube mi ha dato la possibilità di esprimermi al meglio. Al che uno potrebbe pensare, sei un sociopatico, boh, forse. Non mi sento di dire se il sociopatico sono io o sono gli altri, perché sarebbe un giudizio troppo poco obiettivo. So solamente che qui, in questa piattaforma, non mi sono mai sentito giudicato né attaccato fino a questo momento. Perlomeno non per quella che è la mia disabilità. E se qualche alterco c'è stato, non ha mai e poi mai riguardato la mia disabilità. Mentre invece nella vita reale è il primo problema, ancora di più del fatto di essere gay. Perché uno conosce un ragazzo gay o una ragazza lesbica, volendo anche, potrebbe pensare che il suo più grande problema sociale è l'omofobia. L'omofobia c'è, non voglio essere ipocrita a dire che non c'è, però è inutile parlarne in questo video perché per me il mio più grande problema è la parte visiva che riguarda la disabilità e condiziona irrimediabilmente il rapporto di. La sintonia dal vivo è più unica che rara e quando c'è di solito si realizza con delle persone che in precedenza ho conosciuto virtualmente. Faccio molta, 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 molta fatica a trovare empatia perché accanto a me, e sì accanto a me certo, attorno a me vedo un grande polverone di indifferenza e quindi. Per quanto mi piacerebbe saper empatizzare con le persone, per quanto mi piacerebbe sapere che le persone mi vedano come un punto di riferimento al quale magari confidare i propri problemi, anzitutto perché è lì che si vede maggiormente un amico, ma anche e soprattutto le loro gioie, non so, un fidanzato o una fidanzata, un lavoro, anche se di pochi mesi, anche se di un anno. Che vi devo dire? Un successo su YouTube, un successo in qualunque campo. Vorrei che le persone venissero più da me e non essere sempre io ad avere questa necessità di confronto, di sfogo soprattutto al negativo. Perché poi se io mi guardo dentro so altrettanto che
basta talmente poco per rendermi felice. Cioè, un esempio stupido: se io devo andare a mangiare fuori con degli amici, con delle amiche, non è che sono quelli con la puzza sotto il naso che deve mangiare, non lo so, il caviale per forza, il tartufo, se no non è contento. Io con una pizza sono la persona più felice del mondo. È per questo che non riesco a trovare empatia né sintonia. Per quanto riguarda le antipatie, invece, probabilmente è una delle poche cose nella vita sulle quali difficilmente mi sbaglio. Cioè, tutte le volte che una persona non mi è andata a genio, puntualmente si è rivelata per quello che avevo pensato essere io. Non faccio degli esempi perché comunque questi video potrebbero arrivare a queste persone, però io credo che ci siamo capiti. Sono appunto molto felice, anche se magari dell'espressione può non sembrare, di aver avuto la possibilità di parlare di questo, perché proprio come vi ho detto prima, siete tra le poche persone con le quali ho la possibilità di un confronto aperto. So che se mi dovete dire che una cosa non vi va a genio, me la direte. Ed è soprattutto questo quello che apprezzo di più. E per questo vi ringrazio. E vi invito, se volete, a rifare questo tag. Io non taggo nessuno perché semplicemente non credo che ci sia una persona più adatta e una meno adatta tra di voi. Sentitevi liberi di rifare questo tag, ricordandovi però che è stato ideato e pensato da Santina F alias Caterina, però il canale si chiama Santina F. Io vi saluto, vi ringrazio ancora una volta per avermi dato la possibilità di esprimermi, e noi ci vediamo sicuramente al prossimo video. Fatemi sapere se lo rifate. Un bacio, ciao. Questo video in realtà avrebbe dovuto concludersi con un piccolo messaggio che vi dice che il canale va in pausa. Poi ho pensato, ma no, prima di fare questa comunicazione mi è venuta un'altra idea ancora più carina. Siccome io adesso starò fermo circa un paio di settimane, forse anche qualcosa in più, vediamo, vi do questo tempo di pausa per lasciarmi nei commenti delle domande per un nuovo Ask Colors, visto che ormai è da gennaio che non faccio un Ask, è arrivato il momento di fare un nuovo Ask Colors. Quindi per ogni persona che commenta, per favore, gradirei che mi lasciaste, oltre al commento al video, una domanda con l'hashtag Ask Colors. Grazie.